Brunetti. Era il 1906 quando qui, al passo dedicato all'alpinista britannico Francis Fox Tuckett, l'Alpenverein di Berlino e la SAT edificarono due rifugi uno di fronte all'altro in un crescendo di tensioni nazionalistiche. E a inaugurarlo per primi per una manciata di giorni furono gli irredentisti trentini che dedicarono il rifugio a Quintino Sella e posero una lapide per affermare l'italianità delle Dolomiti di Brenta in faccia alla provocazione straniera. Parole che furono poi rimosse dall'impero austro-ungarico. Claudio Bassetti, presidente della SAT. È storia questa qua. Allora, noi a questa storia aggiungiamo però una storia diversa, una storia di chi costruisce ponti, collaborazioni, di chi costruisce anche progetti e voglia di stare insieme. Ce n'è tantissimo bisogno. Da oggi, infatti, a quella lapide, SAT e Alpenverein hanno affiancato una targa al Tuckett per conferire a questo luogo il valore di monumento alla pace e all'amicizia tra i popoli. Siamo tutti europei, così l'ha sintetizzato il sindaco di Trento Alessandro Andreatta, salito a 2200 metri con l'omologo di Charlottenburg, il quartiere di Berlino gemellato con il capoluogo trentino. A scacciare via dal Brenta, 110 anni dopo, gli spiriti nazionalistici hanno poi pensato gli studenti di un liceo di Charlottenburg che hanno proposto i loro suoni delle Dolomiti, melodie swing e punk, ha spiegato Claudia Rocca, origini italiane e un ruolo di insegnante di musica a Berlino. It's an experience very È un'esperienza davvero speciale, siamo impressionati e felici di essere qui. Non sappiamo come sarà l'acustica, vedremo. Sound well? We'll see.